Questo è un net point. 6 centimetri. Ecco. Gioco. Franco 2-1. Notare che quando vinco, quando segna, quando fa il punto Franco. Tutti sono zitti. Ha molti tifosi in giro per il mondo. In giro per il mondo? Di chi? Siamo 2-1 per Pirelli. Ancora? Vorrei fare una domanda a Marchesani. Certo, sì. Sì, sono presente. Chi ha il mamba più grande tra questi due? Sicuramente Riccardo. Non si sa. Che macchine hanno? Non si sa. Non lo so. Bisogna andare a occhio e a udito. A udito. Udito. Cosa fa udito? Perché sbaciocca nelle mutande. Attenzione, io vedo più qualità in Pirelli, però più quantità in Riccardo. Ancora un break di Pirelli. Ah sì, Franco. 30 pari, Franco, come lo chiamano loro in questo momento, è molto Franco. Molto Franco. Perché non sei andato l'intruso da un'altra di voi. Ha bucato. Cagata, io per lui lo metto. Molto vincente. Sì, la metta contro il nostro sceso. Secondo me la pallina era un po' sgonfia. Non li pensava bene. Pirelli che sta. Un altro neppo. Sta ufficialmente morendo Pirelli. Mamma mia Pirelli, cosa ha tirato fuori dal mamma? Attenzione perché ci sono più gli applausi anche per lui. Devi essere avvantaggiato. Vai così. Con tanto di flash. Let me see. Eh beh, che bravo questo Pirelli. È un net point. Questo è un net point, facciamogli la foto. Ecco che sistema che fa. Dopo Luca Marchesiani ci darà qualche consiglio sull'alimentazione nel tennis. Ho fatto scuola io, insomma, di alberghiero. Che cazzo. Sono fare la ricerca. Sull'alimentazione. Eh beh, che colpo di Pirelli. Stanno fuori di matto. Oddio. Però con questo verso, con questo gesto, confonde l'avversario. Abbiamo sentito, abbiamo letto il labiale, ha detto Daniela ti voglio bene. Allora, ti posso fare una domanda, Massimo? Certo. Come mai secondo te Riccardo ha così tanti tifosi? Il suo passato da giovane. Specialmente la sua mamma, se lo ricorda, in tante. Anche tanti. In tanti a rete. Sbaglia, questa è una super cagata. Ha detto ancora Daniela ti voglio bene. Ma ed è la palla setta che la mette dentro. Pirelli mette dentro e vince il primo set. Riccardo, net point! Il colpo di Pirelli, mamma mia, che classe!
Pirelli primo net point della secondo della partita, primo del set. Con delle H. Insomma, è la sua vocale preferita. Poink. Lo sa bene anche sua moglie. Bella considerazione di Roberto. Fabio e Mingo. Sì. 30-0. Pirex, ricordiamolo, marca di preservativi. Pirex, e vai sicuro. Intanto possiamo dire che delle cose generali, partita molto equilibrata, il punteggio ancora aperto. Grandissima. Ammonito. Pirelli lo vedo molto gommoso. Mi sei visto com'è gommoso? È plastico. Esatto. Riccardo osa troppo. Vantaggi. Vantaggi, sì, sì, sì. 4-1. La rimonta di Riccardo servita sul mamba di Pirelli. Diciamo, Riccardo lo sta tirando fuori. Adesso potrebbero essere guai per tutti. Ok. Complimento. Questo complimento a Pirelli. Scusami. Davvero bello. 4-2. Luci a San Siro. Politica di correct? Sì, abbastanza. Bello. Complimenti. Bella palla di Riccardo. Intanto entrano persone. Aspetta che c'è Riccardo che sta battendo. C'è uno tsunami qui. Aspetta. Bella palla. Sì. Tutto il rovescio, morbido. Il dritto potente. Bella palla! Ginocchia. Ginocchia. La prendi in controtempo. Pallonetto di Pirelli è buono. Attenzione. Un colpo così tempo. 4-3. 4-3. La rimonta. Io sinceramente no, voglio che finisca la svelta. Questa è una cagatona, Tanta maiuscola io direi, No, anche no. Ricordo che Pirelli si fa sempre cagato in crescendo. In piedi, Dove? Vieni giù tu. Che colpi! Bello stanno. Questo segnale è morto. Esatto, è un segnale che Riccardo c'è ancora in partita. C'è ancora in partita. Io comunque ho paura ad intervistare Riccardo perché ho paura che mi dia un pugno. Devo dire che Luca Marchegiani ha dato degli ottimi consigli sulla colazione in precedenza. Vediamo se sa ripetersi anche con un buon pranzo. C'è un bel pranzo calorico. Attenzione. Basta, carboidrati. Basta ambiare, un po' di grano. Esatto. Olio grano. Come dice, non c'è scampo. Mamma, che colpo di Pirelli! Applauso Pirelli, grandissimo, Franco! Che cuore capito, ragazzi. 33, palla del 5-4 per Riccardo. Riccardo la seconda la tira un po' pianino, vedrete Pirelli che sa rispondere in maniera adeguata. Vedi? Anche così. Vedi? Ottima osservazione di Gianciano. Sentiamo là. Che buono. Fuori. Fuori, era fuori Franco. Franco era fuori, Franco. Franco. Oh Franco. 5-4. 5-4. Per Riccardo. Comunque, dice Mamorino Tomasi precedenti da questi due giocatori. Precedenti tra questi due giocatori si sono incontrati 417 volte, 315 ha vinto Riccardo, gli altri ha vinto Pirelli. In 49 incontri la partita si è conclusa con Riccardo che andava a letto con l'amorosa senza che la partita finisse e in 83 incontri Pirelli è morto di asfissia. Ma quando Riccardo...
incontro. Il loro primo incontro il 3 marzo 1903. Vediamo la faccia di Pirelli. Prima del set point per l'avversario. Sa che non può sbagliare. Assomiglia un po' a Carlo. Esatto, è suo figlio. Rischio doppio fallo, è buona. Attenzione, ovvio. Era buona. Buona! E si va ancora al tie break. È quello che volevamo. Si va ancora al tie break. Si va ancora al tie break. It was never this world. That was when I ruled the world. Tutto bella palla. Mia, è ancora vivo. 2 a 2, vedi? Scappano di quelle pisciate, ragazzi. Non si può parlare della stazione di commento. È buona la palla. È buona la palla. La schiacciatona. È buona la palla. Buona la palla. È ancora buona. Bisogna al dritto di Riccardo. La risposta che sembrava potente. Sulla fine. Però è bella palla di Pirelli. Come no? Certo che è buona. Arbitro. Linea. No, no, non manca. Io l'ho vista dentro, sinceramente. Tutti l'hanno vista dentro, tranne l'arbitro e Riccardo, che evidentemente ha ragione. Incredibile, palla contestata, palla contestata. A noi sembrava buona. Attenzione perché Pirelli batte. Attenzione, sette pari. E il mio pronostico potrebbe essere ancora più. Ma tu hai detto Riccardo, io Pirelli. Sì. Attenzione, ma questa punto sicuramente. È sicuro. Eccolo, ecco. 100%. No! Cagatona di Pirelli! La troppa sicurezza! Eh sì, il mio pronostico è andato. Tutti i pronostici sono sui 7 a 7, le segnalo. Questo mi sa che è stato decisivo. Siamo 9 a 7. 9 a 7 per Riccardo. Siamo 10 a 7, Pirelli sa di aver mancato un'occasione importante con quel colpo. Purtroppo Pirelli si è giocato l'incontro. Si è giocato l'incontro lì, siamo 10 a 7. L'ha colpito nell'animo. Match point. Yes. Riccardo sa che... È quasi fatta. Leonardo. Esatto, è quasi fatta, manca l'ultimo sforzo. Ma quanto freddo fa qui sotto. Match point per Riccardo. E vince! E finisce! Eccoci qui con Pirelli, mi spiace per lui che ha perso questa finale nonostante abbia giocato molto bene. Faccio subito la domanda che molti si sono chiesti, il momento decisivo è stato quel colpo sciagurato sul 7 pari nel tie break. Sì, proprio un colpo sciagurato, che alcune volte anche chi gioca bene, cioè adesso i migliori giocatori possono sbagliare anche le palle più, quelle più semplici. Però, senza nulla togliere, scusami, al buon risultato del Riccardo che ha vinto meritatamente la partita. Lo abbiamo visto esultare come un ragazzino in certi frangenti, segno che ci teneva molto a fare bene in questo torneo. Sì, avevo tutta la famiglia lì al cospetto, per cui ci tenevo. Ecco, però... a chi dedica questa sconfitta? A me stesso. Esatto. Forse arriva, attenzione. Arriva, attenzione, intervista. Due parole. Intervista. Ecco qua, attenzione. Attenzione, è arrabbiato nonostante la vittoria. Due parole. Siamo i campioni. Grazie. 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 Grazie.